un mese circa il mercato settimanale del mercoledì a Siracusa è più sicuro. La dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Giulia Guarino, ha attivato infatti un servizio antiborseggio per garantire maggiore sicurezza per gli utenti che ogni settimana numerosi affollano Piazzale Sgarlata. Il servizio nasce dall'osservazione di un fenomeno sostanzialmente. Ogni mercoledì al termine del mercato un nutrito gruppo di persone, di utenti, viene a fare denuncia perché subisce il furto, il cosiddetto borseggio o della borsa o del portafogli. Da qui allora la necessità di predisporre questo tipo di servizio che ha una finalità preventiva con personale in divisa e che vuole fungere da deterrente nei confronti di questo fenomeno. Prima di dare i consigli agli utenti che ogni settimana vengono qui, anche perché questo è un mercato molto frequentato, come si svolge esattamente il servizio? Gli agenti, i poliziotti delle volanti girano per le bancarelle? Come funziona? Allora, il servizio si compone di pattuglie appiedate che girano per le bancarelle, identificano persone che possono essere sospette, ma ci sono anche delle pattuglie automontate che invece perlustrano la zona e identificano tutta una serie di persone, ovviamente, quelle che ritengono opportune. Quindi abbiamo pattuglie appiedate e pattuglie automontate. Ora, al di là della presenza istituzionale della Polizia di Stato, quali possono essere i consigli o le indicazioni per evitare, insomma, di rimanere vittima di questo tipo di reato, che appunto è il borseggio? Sì, sicuramente gli utenti devono adottare tutta una serie di cautele e di accorgimenti che sono indispensabili. Bisogna avere sempre a vista la propria borsa e portafogli, evitare di portare con sé il superfluo, quindi soltanto il denaro contante, visto che di solito qui si paga con denaro, ed evitare di portare con sé invece le carte di credito, perché al momento in cui si subisce poi il furto del portafogli e dentro e all'interno ci sono le carte di credito, poi devono essere tutte bloccate, devono essere fatte, quindi c'è un notevole aggravio, insomma, per la vita quotidiana degli utenti. Noi desideriamo veramente che questo sia uno spazio in cui i cittadini possono godere serenamente di questi momenti senza avere la preoccupazione di dover tornare a casa con spiacevoli sorprese. Vediamo di capire adesso qual è stata l'accoglienza che vi hanno riservato gli utenti o comunque gli operatori del mercato del mercoledì. Ne parliamo con l'assistente capo coordinatore Emanuele Lo Giudice. Sì, devo dire, da parte delle persone, come spesso mi è capitato durante la mia carriera, c'è stato un riscontro positivo, nel senso che anche la semplice frase della signora anziana che ti dice: ecco, finalmente la polizia, anche in dialetto siciliano, il nostro dialetto che spesso fa anche piacere sentire, devo dire è stata un riscontro positivo, perché c'è ancora chi crede nelle istituzioni e chi ci vede come una figura di sicurezza all'interno di un posto del genere. Anche da parte degli operatori, questa è una sicurezza anche per loro, perché di solito c'è qualcuno che può approfittare magari della confusione di clienti e rubacchiare qualcosa. Sicuramente anche per quanto riguarda gli operatori, diciamo, la nostra figura scoraggia anche il cattivo intenzionato, nel senso che possa magari prelevare qualcosa dai banchi, che sono molti e sono anche un po' mal disposte molto spesso le merci, quindi sicuramente anche da parte degli operatori un riscontro c'è.